Ok, scrivania pulita e finestra chiusa perché cominciava ad esserci casino. Prendiamo un'altra fila di blush. Dunque, vediamo questi qui. Allora, questo è di Uma Cosmetics, che è un marchio tedesco. Di questi ne ho due, ne ho uno che è questo prugna, ne ho uno rosso. Sarebbe, eccolo qua, sarebbe carino che siete vicini voi due. Quello rosso lo uso un po' meno, però non è male come blush, perché è un satinato, non è proprio uno shimmer, ed è carino, vedete, non è poi così scuro sul viso. Vedete, risulta un po' più chiaro rispetto a come si vede sulla cialda. Questo rosso, questo prugna invece, che è il numero 3, si chiama Beautiful Burgundy, questo è il numero 5, Rich Red. Questo lo uso molto di più, soprattutto ovviamente in autunno. Io i colori così, borgogna, prugna, eccetera, eccetera, li uso in autunno. Guardate quanto è carino. E appunto questo borgogna, secondo loro, secondo me è prugna, con del riflesso oro, che nel mio cellulare sembra argento. Raga, ve lo giuro, è oro. È un prugna con riflesso oro. E abbiamo questi di Kiko. Questi mi piacciono molto. Allora, di questi ne ho due. Ho il 108, che è questo, che è la versione matte, che è un pesca così matte. E poi ho il 104, che è un uso, che ho in uso in questi giorni, che infatti è qui nella scatola del mistero. Se avete visto gli altri video sapete cos'è la scatola del mistero, comunque questa qui, che invece è più, vedete, un pesca glitterato e lo sto usando di più, lo uso obiettivamente di più ed è stupendo, lo amo questo blush, infatti è qui, in questa scatola. Poi vi faccio vedere anche quelli che ho in questa scatola di blush. Poi ho, questi li abbiamo visti, questo è l'altro di Essence, vi dicevo che ne avevo due, quindi questo adesso va nella scatolina assieme al fratellino. Questo è il 20, Adorable, no, Baby Doll si chiama, il numero 20. Questo invece è più rosato, ma è un rosa più caldo, quindi mi va bene satinato. Invece rosa molto freddi non mi piacciono molto. Poi ne ho due di Astra, di cui questo lo amo, più pescato, che è il numero 05. Sono blush cotti questi, è molto glitterati, questo mi piace tanto. Eccolo, è appunto un pesca, con riflesso questa volta argento, sì. Questo invece è più sul malva, questo mi piace sempre più in autunno, è il numero 7. Ed è fatto così, sono un po' polverosi per essere dei blush cotti, però sono molto scriventi, soprattutto sono molto luminosi, eccolo qua. Quindi soprattutto in inverno, quante volte ho detto soprattutto nella stessa frase? Comunque, in inverno illuminano molto l'incarnato. Andiamo avanti. Che bello che io parli come tipo Eros Ramazzotti, intanto qui sta crescendo una montagna di blush, benissimo. Allora, questi sono quelli con la confezione tonda che riesco ad impilare, vedete. Abbiamo uno, ma sono in realtà due di Benecos, di cui l'altro mi sa che lo devo buttare. Dov'è finito? Eccolo qua. Questo è famosissimo, il Sassy Salmon, che avevamo preso tutte all'epoca, che è questo color, loro definiscono Sassy Salmon, secondo me più che salmone è un corallo, che era un colore veramente bello, però il mio è andato a male, cioè puzza e non scrive più, vedete che non scrive? Cioè non era così poco pigmentato, era un attimino più pigmentato, quindi ha perso di pigmentazione e vedete che non è uniforme, quindi questo me lo devo buttare. Bellissimo blush, questo era un blush naturale, la Benecos fa cosmetici naturali, con inci verdi almeno, ma è andato a male, quindi bye bye. E questo invece si chiama Mellow Rose, che è un malva. Questo non puzza, però non mi sembra uniforme. Ecco, infatti anche lui, vedete, non è uniforme. Mannaggia. Quindi niente da fare, anche lui va via. Mi dispiace perché sono bellissimi come colori, però ragazze non mi scrivono più, quindi è inutile che io li tenga. Quindi bye bye babies, due blush li dobbiamo cestinare purtroppo. Questo succede quando sono polveri naturali, ovviamente non hanno la stessa durata di polveri siliconiche, quindi questi vanno buttati. Poi alla fine del video vi faccio vedere quelli che butto, quelli che tengo, cioè quelli che butto e quelli che regalo. Poi dell'Essence e le sue edizioni limitate ne abbiamo una marea, cominciamo. Allora, c'è Good Girl, Bad Girl, questo non lo uso non tanto per il colore, ma questo è veramente per non rovinare la cialda, perché guardate quanto è bella, cioè è tutta fatta di cuori e stelline, questa non lo so, è la cialda più bella del mondo a livello di blush, assieme ad un'altra cialda che poi vi faccio vedere, che ha i cuori. Cioè questo è stupendo, è obiettivamente bellissimo, come fai a utilizzarlo, quindi ok. Questo della collezione Breaking Dawn parte 2, invece è molto bello, questo lo utilizzo, è un rosso non troppo forte, so che gli sembra un pugno, ma vi assicuro che sfumato col pennello non è troppo eccessivo, cioè vedete, è molto leggero, quindi questo lo tengo, mi piace. Sempre rosso abbiamo il Viva Brasil, questo perché senza ogni caspita di collezione limitata infila un blush rosso e uno viola. Eccolo, questo è molto più rosso dell'altro ed è più satinato. Quello era un po' più spento, questo qui della collezione Breaking Dawn, questo è un po' più rosso fuoco, se vedete, ed è satinato. Questo è molto più estivo come blush, è più un fragola come colore, questo ce lo teniamo fuori perché voglio utilizzarlo, quindi ok. Voi non immaginate il casino che c'è intorno a me in tutto ciò.
Poi, della linea della Mosaic Blush, questi non so se li facciamo ancora, ne ho due. Questo che uso di più, perché ovviamente pesco, ormai non ne parliamo più, che è il numero 30, si chiama Kissed by Sun, ed è fatto così. È un blush con più colori, ovviamente preso tutto assieme da un pesca, questo qui. Eccolo. Che su pelli chiare rende molto bene, su pelli scure non lo so, ma su pelli chiare rende molto meglio, secondo me. E poi ho questo rosa, che è il numero 40, che... eccolo qua, che ho usato un po' meno, si vede, perché appunto è rosa di meno, va bene, basta Mari, abbiamo capito. Ed è fatto così, è chiarino come blush, è molto chiaro come blush. Questo mi sa che provo a regalarlo a mamma, vediamo se mamma lo vuole, perché mamma i blush rosati a lei stanno meglio quelli rosati, quindi questo lo regaliamo, lo mettiamo tra le cose da regalare. Questo qui, che è una meraviglia, di Wycon, questo l'ho preso perché l'avevo visto in un video di Eleonora Manni, ciao Ele se stai guardando questo video, ed è il Beckett Blush numero 101 ed è meraviglioso, è questo rosa cotto, è un blush cotto, è un rosa marmorizzato in oro, raga è stupendo, questo blush è un gioiello, ve lo faccio vedere con questo dito, eccolo qua. È bellissimo, ha un sacco di glitterini dorati, però sono sottili e non danno fastidio una volta sulla pelle. Questo secondo me rende meglio su carnagioni non abbronzate. Infatti vediamo come sul palmo, se rende un attimino di più. Sì, guardate come rende su carnagioni più chiare. Bellissimo, mi piace un casino questo blush. Poi ho questo qua di Bottega Verde, che è un fard cotto di un'edizione limitata. Ho anche la terra della stessa edizione limitata. Ed è il numero... non c'è scritto... Già che Bottega Verde non li scrive i numeri, scrive i codici, va bene. Comunque questo è bellissimo. È un melograno, secondo me, un po' un grenade. Stupendo, guardate quanto è bello. Cioè è sì un fucsia, ma non è troppo freddo. Cioè è un misto tra caldo e freddo, mi piace tantissimo. Lo faccio vedere sempre qui, rende meglio, i fucsia rendono meglio sul palmo. Bellissimo, questo lo tengo assolutamente. È un po' polveroso anche lui. Molto polveroso direi, però carinissimo, quindi lui resta con me. Dovrei trovare dei sinonimi, è bellissimo, stupendo, carinissimo. Va bene. Passiamo un attimo, piccola parentesi, con blush con forma quadrata, ne ho 4 al momento. Dunque abbiamo questi di Essence della linea Ombre, di questi ne avevo un arancione che sfumava nel bianco che chissà dove è finito, e questo qui che è fucsia che sfuma nel rosa chiaro. Usavo ovviamente di più l'altro, ma avrò lasciato a casa di qualcuno perché non me lo ritrovo, quindi chissà dov'è. Questo però è un fucsia carino, è tipo un rosa evidenziatore a livello di blush, facciamolo qui. Io uso il meglio non perché sia maleducata, ma perché sull'indice ho un taglio, quindi vorrei evitare di infilarci dentro 1000 polveri più uno. E questo fucsia sembrano pigmentato come quelli Benecos, però questo è perché è riflesso argento e quindi è la luce che non lo coglie. Questo sì è pigmentato. E a questo gli diamo una possibilità, quindi questo lo tengo, ma forse lo regalerò più avanti, quindi questo è un... forse. Questo della Vivo Cosmetics, più che per il blush lo tengo per l'illuminante, perché l'illuminante è un bianco con olografico rosa, che mi piace molto. L'illuminante lo uso tantissimo di questo duo, il blush non molto, ma l'illuminante mi piace da morire. Qualche anno fa ve lo facevo vedere sempre, eccolo qua, lo amo, quindi questo lo tengo più per l'illuminante. Poi ho questo della collezione Urbanized, che mi ha regalato Vale, di Essence, sempre sulla scia del rosa chiaro misto a fucsia. Eccolo, questo lo uso per... questo è la collezione Naughty Girl, sempre per la serie Essence Blush Rossi. Anche questo è un corallo, questo l'ho utilizzato abbastanza perché l'ancora era, vedete il rilievo, la parte qui è piatta, quindi l'ho utilizzato abbastanza questo qui, non mi dispiace nel blush rossi. Ed è un rosso corallo satinato che non è che abbia tutta questa gran scrivenza con le dita, col pennello è decisamente più pigmentato, con il dito un po' meno. Eccolo. Dunque, questo della collezione Rockout è sempre stato un regalo di Vale, tra l'altro questo è stato uno dei suoi primi regali e ci tengo tanto a questo blush. L'ho utilizzato nella parte più fucsia, quella centrale, il viola no perché a me sta male come colore, si scrive veramente viola, anche se poco scrivente, ma è viola, scusate il taglio che si vede ma non so come fare a nasconderlo, eccolo qua, è violaceo. Bello, molto carino, soprattutto particolare, questo mi piace. Questi della Debbie, raga, io li amo, ne ho 3, ne ho 2 qui e uno non so dove ho lasciato, ne ho 3 comunque, li amo, sono i Blush Experience Matte, sono bellissimi. Questo è il numero 04 Plum, il numero 02, ho anche lo 03 che si chiama Cherry, che chissà dov'è. Questi li amo da morire, blush, scrivono tantissimo, sono matte, sono pigmentati, costano pochissimo, tipo 4 euro, 5 euro, tipo questo è il Plum, questo è uno dei miei preferiti in autunno, cioè...
lo amo con tutto il cuore, questo blush stupendo, meraviglioso, questi non me ne separerò mai, li amo, ok? L'altro blush che vi dicevo che è un pack meraviglioso e che non uso per non rovinarlo è questo. Questo è un regalo di Valentina, è della collezione Happy Girls Are Pretty ed ha il cuore al centro gigantesco e tutti i cuoricini qui sulla cialda. Io questo non lo uso perché non voglio rovinarlo, perché è bellissimo, raga, cioè è obiettivamente stupendo. Per una come me che ama i cuoricini, lo amo, quindi questo resta con me assolutamente. E poi ho questi qui di Astra, che sono i fard duo giganteschi. No, il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Il numero 1 lo uso molto, è pesca e rosa satinato. Eccolo, questo lo tengo sicuro. Il numero 2 è più sui toni naturali, sono questi due qui. Allora, non si vedono tanto anche per una questione... Ecco, vedete, questi si vedono meglio di luci. Cioè, c'è il sole diretto e quindi non me li fa vedere tanto bene i colori. Anzi, questo era il numero 3. Il numero 2 è questo. È più scuro, ha una parte più... pelle di daino glitterata, la parte sinistra. La parte destra è più un color terra. Sono tipo colori più della terra, sti due. Questi sono molto particolari, li sono qua. Sempre in collaborazione con i miei peli, eccoli. Questo lo vorrei provare a utilizzare come ombretto, sapete? Quindi dove è andata a finire? Qui. Questa la teniamo fuori, voglio vedere come ombretto. O come blush adesso che sono abbronzata. Ho la Contouring Blush and Bronzing Powder di Elf, la prima uscita. Questa ce l'avevamo tutte perché il blush era il dupe di Orgasm di NARS. È molto utilizzato il blush soprattutto, se vedete, è un pesca con i glitter oro. Questo lo utilizzo anche adesso senza problemi, mi piacciono molto. La terra invece è... medio calda, non è caldissima, ma è glitterata, quindi per il contouring no, perché comunque risulta satinata. Il blush è molto carino, sono questi due che ho sul polso. Questo è un altro dei miei preferitissimi della collezione Love & Sound di Essence e questo è uno dei miei preferiti in autunno. Utilizzo soprattutto la parte più sul malva, ma si vede, cioè vedete che ha la conca, la parte del malva questa. Questo un po' meno, questa di più mi piace tanto e anche questo mi porto spesso in viaggio. Poi abbiamo questo della Beauty UK, di questi ne avevo due, ne avevo uno fucsia, quello fucsia l'ho regalato, ho ottenuto questo per me, che è più sul rosso pesca, piace di più. Questa era di un'edizione estiva di qualche anno fa di Kiko, mi piace molto, è un fucsia fondamentalmente, un rosa caldo e una parte rossa satinata, questa qui, la devo far vedere assolutamente, quella satinata, eccola. Eccola qua, guardate quanto è bella. Tra l'altro questo mi sa che lo tengo fuori anche lui. Sto tenendo fuori tantissimi blush, ecco, adesso non avrò più dove metterli. Bene. Poi abbiamo uno dei miei preferiti in assoluto, che è l'Hot Mama di The Balm. Questo sì è di The Balm, l'avevo preso sul macchigliaio, che adesso si chiama Maki Beauty, e lo uso tantissimo. Questo si vede. Se lo mette a fuoco si vede anche meglio, eccolo qua. Questo rosa pesca con tantissimi glitter, lo amo questo. Cioè questo se non ce l'avete ve lo consiglio, Hot Mama è bellissimo, costa sui 14 euro se non sbaglio. Questo me l'aveva regalato Vale, questo ha un colore che non uso spessissimo perché non rientra tra le mie corde. Perché questo rosa qui, un rosa medio, non mi fa impazzire come colore questo rosa, quindi non lo uso spessissimo. Però lo tengo per collezione e perché me l'ha regalato lei, vedo un rosa semifreddo. Tipo il gelato, sì, questo. Molto carino il pack. Della Essence ho questo che è un color carne molto chiaro. Questo mi piace molto, anche se ha il coperchio. Ok, smontato. Eccolo qua, questo è un color carne chiarissimo. Questo mi piace tanto ed è matte. È molto particolare. Della Elf Studio ne ho due. Dunque ho questo che adoro, che è rosso, che non so come si chiama, ma so che è il dupe di un blush in edizione limitata di MAC. Che non so come si chiama, anche quello, però vabbè. Questo rosso qui con riflesso oro. Non so, sembra una Mazzotti con questa voce, eccolo qua. Molto bello. Somiglia un po' a quell'altro di Kiko, però quello di Kiko è più rosso. Questa è più una punta di viola, questo di Elf. Mi piace tanto, si vede che è usato. E poi ne ho uno fucsia fluo che tengo perché è l'unico che ho di questo colore, che si chiama Pink Passion. Ed è matte ed è sbebang, cioè non si vede raga, è rosa evidenziatore freddo. E anche questo lo usavo parecchio prima, cioè mi piace tanto, lo so che è un colore molto inusuale ed è pigmentatissimo, questo ne mettete pochissimo e vi pigmenta tantissimo. Gli ultimi blush stiamo finendo per questa scatola, giuro non ci credo neanche io, ce ne sono solo 4. Allora ho questo di Catrice, che è l'unico blush che ho di Catrice, ed è un pescato, mi piace. Non è scriventissimo però è carino, un blush da tutti i giorni. Se lo metto a fuoco, ok, un blush da tutti i giorni, carino, lo faccio vedere sempre sulla mano destra, non
so più dove sguazzare, dove mettermi. E il terzo, carino, da tutti i giorni, piccolino, posso anche metterlo in borsa, è un po' più pesante rispetto ai Moa, però niente di che. Due blush minerali di Elf, di cui Bliss è il mio blush preferito in assoluto. Tra tutti i blush che ho, questo è il mio preferito in assoluto. È un color carne naturalissimo, leggermente satinato, raga, dà un effetto meraviglioso. Questo non ve lo sguaccio perché se lo apro va ovunque, ma lo amo. E poi ho Peach, che invece è un pesca con glitter oro. Questo è più classico, ma raga, Bliss è meraviglioso. Cioè, io non so se possiate reperirlo ancora, ma se potete reperirlo, prendetelo, Bliss. Intanto Peach non me lo metto a fuoco, fidatevi di me, comunque è un pesca oro. Eccolo. E poi ne ho una in crema di Elf, che è rosso. Questo qua che è enorme. Eccolo. Gli ho tirato anche un'unghiata, povero stelo. Eccolo. Molto carino questo. Sempre autunnale. Io blush rossi li utilizzo più in autunno. Non so perché, l'autunno mi sa di viola e di rosso. E quindi per questa scatola abbiamo concluso. La metto in ordine e vi faccio vedere un attimino com'è il cassetto. Allora, dopo aver sistemato il cassetto, la visuale è questa qui. Vediamo se così più luminoso si vede. Ho più spazio effettivamente e stanno più ordinati. Qui c'è sempre la scatolina con i blush piccoli. Dunque, sotto ci sono le varie edizioni limitate di Kiko, che non sono tutte qui, appunto. Lì c'è la scatola con gli altri blush, insomma mi stanno tutti più ordinati, anche laterale. Qui ho messo quelli piccolini di minerali, la palette, insomma mi sembra un po' più ordinato il cassetto, fermo restando che ne ho comunque tanti. Quindi alla fine della fiera, al momento attuale, io vado a regalare questi qui, quindi queste due palette di blush e questo, Mosaic Blush, e vado a buttare due di Benecos e questo qui. Quindi questi tre vanno nel pattume, purtroppo. Questi tre li regalo.